Lei è Lola. Allora, oggi proponiamo tre giochi, ok? Il primo può essere costruito con dei rotoli di carta igienica, senza fori o con un foro. All'interno possiamo mettere dei premi o dei biscotti. Nel primo caso, chiudiamo. Lo consegniamo al cane e lasciamo il cane che il cane possa distruggere anche l'oggetto e così poterne ricavare i propri premi. Nel secondo caso lo usiamo più come una palla cognitiva, quindi cercheremo di far spostare l'oggetto dal cane per far fuoriuscire i premi. Ok, proviamo. Il premio deve essere della dimensione giusta per passare attraverso il foro. Se è troppo grande, sì, un attimo. Se è troppo grande lo spezzettiamo. Ok. Possiamo anche far vedere al cane che stiamo inserendo del cibo qui dentro, anzi, renderà la cosa più interessante. Ok. Questo è un po' duro. Ecco qua, l'ho fatto in due parti. E adesso lo chiudo. Ok, l'obiettivo è che il cane passi del tempo a risolvere qualcosa, non c'è una necessità che lo risolva nel modo in cui noi abbiamo pensato prima. Ok, ecco qua, tienilo. Cane può portarselo in giro per casa, portarselo nella cuccia. Eccolo qua. È uscito il premio. Il cane ha sperimentato che muovendo l'oggetto può ottenere il premio. Procedi riutilo. In questo caso posso addirittura riutilizzare l'oggetto. Sono rotoli di carta igienica, possiamo farlo anche con il rotolo della carta da cucina che è più lungo, possiamo fare più fori, ok? Brava, bravissima! Diamo sempre un bravo al cane quando è riuscito a risolvere. Se non risolve, cerchiamo di aiutarlo un po'. Se lei avesse rinunciato, io avrei cominciato a muovere l'oggetto per riattivare l'interesse e per darle una piccola mano su come risolvere questa situazione, ok? Molto brava, molto molto brava. Un'altra cosa molto semplice che possiamo fare, che è davvero molto 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 semplice dal punto di vista pratico per noi, è prendere una manciata di premi e spargerli semplicemente a terra. Il cane, con l'odore, se li va a cercare. In questo caso l'ho solo sparsi a terra. Possiamo complicare sempre di più l'attività andando a nasconderli un po' dietro dei mobili, in giro per angoli della casa, quindi si può allargare sempre di più il tipo di ricerca olfattiva che stiamo facendo. Per il cane utilizzare il naso significa utilizzare il cervello. Molto brava! Ok, in questo caso era una piccolissima ricerca, ok, solo un esempio. Ok, altra attività che possiamo fare, bastano dei semplici bicchieri di carta a cui ho praticato un foro con un taglierino o anche un cacciavite, ok. Il foro ci serve perché deve fuoriuscire l'odore. La prima cosa che possiamo fare è prenderne solo uno. Solo un bicchiere e proponiamo il gioco al cane, che sarà semplicemente andare a risolvere il fatto che io metterò il premio sotto il bicchiere. Ok? Ci sei, Lo? Andiamo più qua. Spero di più qua.
glielo facciamo vedere. Ah, naturalmente se ci sono altri cani in casa, prendetene una alla porta. In questo caso gli altri cani sono in un'altra stanza, però hanno sentito che stiamo facendo attività. Ok, molto brava. Ok. In questo caso, che qui il cane può portare a spasso il bicchiere. Studiare la situazione. Questo significa ok, dammi una mano perché sono un attimo in panne. In questo caso dobbiamo riattivare l'interesse. C'è stata una distrazione, c'è il gatto, c'è un altro cane fuori. Trovare una situazione con meno stimoli possibili tiene il cane sull'attività, ma se il cane è distratto, perché ci sta, possiamo riattivare l'interesse, ok? Facciamo sentire che questo è il suo premio, questo è il bicchiere. Interessante in questo momento, vero lo? Ok. Dov'è? Dov'è il premio? Eccolo, molto brava. Molto brava. Ok, molto brava. Ci riproviamo? Vediamo. Ci riproviamo? Anche il tono della voce è importante con il cane. Se siamo entusiasti, sarà entusiasta anche il cane. Ok? Ci riproviamo. Vediamo. Vediamo. Ecco, molto brava. Lo sto facilitando perché ha perso interesse, perché è distratta. Quindi gliel'ho messo sul bordo. Andiamo sempre a procedere per step. Cercherò adesso di complicarlo. Come vedete, non mi interessa che il cane sia performativo, mi interessa che stiamo insieme e stiamo facendo qualcosa insieme. Ok? Tenerlo impegnato. È vero? Ok, andiamo, quasi non si vede il bicchiere. Ci riproviamolo? Adesso devi spostarlo tu il bicchiere. Voilà. Dal buco sta sentendo che dentro c'è qualcosa. Questo ti mette un po' in difficoltà. Questa è sempre una richiesta di aiuto. Facilitiamo un po'. Ho rimesso il premio sul bordo, quindi ho alzato un po' il bicchiere. Ok? Continuo a fare questa cosa perché il cane è interessato, ma è in una situazione di scacco. Quando il premio è sotto il bicchiere tende a rinunciare. Adesso sta muovendo il bicchiere, un piccolo passo in più. Lo incoraggio. Molto brava, molto brava, molto brava. Eccolo lì, molto bravo. Ok, non insisto troppo. Ok, in questo caso noto che il cane ha delle difficoltà, quindi non vado a insistere sempre. Magari adesso potrei fermarmi dopo una serie di tentativi e tornare a fare una ricerca semplice che dà gratificazione al cane, perché l'importante non è avere una performatività del cane, ma fare delle cose insieme e divertirci insieme. Se diventa troppo difficile il cane non si diverte, quindi vado comunque a spiegare quali sarebbero stati gli step successivi. Cioè, il cane, se risolve facilmente questo step, si può passare a complicare mettendo più bicchieri a terra, ma in un solo bicchiere mettiamo il premio. Quindi il cane deve individuare quale sarebbe stato il bicchiere con il premio. Ok, quindi magari ne vado a mettere diversi a terra.
dal buco il cane deve individuare qual è il bicchiere su cui tentare di arrivare al premio. Alcuni cani possono afferrare il bicchiere e sollevarlo, quindi hanno già questa capacità di afferrare, prendere e sollevare. Altri cani con il muso cercheranno di spostarlo, magari arriveranno a un angolo di una parete e otterranno che il bicchiere si capovolge per ottenere il premio. Possono fare tutti i tentativi che vogliono, altri possono con la zampa spostare il bicchiere, non è importante come lo fanno, l'importante è che ci si applichino, quindi che riescano a essere impegnati in qualcosa che non sia semplicemente il dormire in casa o lo stare a guardarci mentre noi facciamo qualcosa. Ok, in questo caso facciamo qualcosa insieme e il cane così può avere un altro tipo di attività con noi che non sia quella del passeggio e dei bisogni fisiologici, ma che sia quella di attivazione mentale. Ok.